Buongiorno a tutti, siamo in diretta qui da Messina con il BC Città, 33esima edizione del BC Città. Io sono Danilo D'Andrea, un volontario che svolge il suo servizio presso il Comitato Territoriale di Messina. E siamo alle fasi iniziali ancora del BC in Città. Abbiamo il presidente Santino Cannavò che sta parlando, sta facendo un discorso con i partecipanti. Le condizioni meteorologiche sono miti, non c'è una bellissima giornata, ma comunque stiamo comunque svolgendo il nostro bici in città perché vogliamo far capire che comunque Messina tiene a questa manifestazione. Tra circa 10 minuti si partirà per questa ciclopedalata che ci vede attraversare quasi tutto il centro della città di Messina. Adesso noi siamo nella piazza, la piazza del Duomo di Messina. Stiamo trasmettendo in diretta da qui, da Messina. Tra poco il presidente farà un piccolo intervento insieme a noi e ci parlerà di come per lui si svolge questo BC Città a Messina. Ha un bel significato anche in termini di Come potete vedere, la città tiene alle biciclette, infatti la partecipazione si fa vedere. È molto caro il tema delle bici qui a Messina. Adesso passiamo un attimo la parola al presidente Santino Cannavò. Presidente, se posso un attimo, vorrei chiederle come lei, per lei è questo bici in città a Messina, come vive questo bici in città a Messina? Ma questo BC in città Messina è un momento ormai storico per questa città. Oggi, anche se le condizioni meteo hanno questo allerta, queste condizioni difficili non ci hanno aiutato moltissimo, per cui la presenza non è la presenza che ci aspettavamo, ma è poco importante perché il significato del BC Città non è solo nella presenza, ma quanto nel progetto globale che uno lancia alla città. Abbiamo lanciato oggi un progetto che si chiama Pedala con noi, vuol dire riuscire a creare durante l'anno, ma con una cadenza quasi settimanale, dei gruppi di cittadini che insieme escono e fanno delle attività di pedalata. Pedalate dai 10-15 km, non particolarmente impegnative, ma delle pedalate che abbiano la possibilità innanzitutto di riconquistare la città, riconquistare gli spazi e dare l'opportunità anche alle fasce più deboli, alle fasce dei minori di poter muoversi in questa città che ne ha tanto bisogno. Messina purtroppo nelle classifiche nazionali è il posto dove si cammina meno in bici, è il posto dove è cresciuta la vendita delle auto pubbliche pubbliche, è il posto dove si utilizzano meno i trasporti pubblici. Il nostro impegno è questo, WISP deve lavorare per questo, è il nostro dovere sociale rispetto a questa città. Ok, ringraziamo il Presidente per questo intervento mentre ci muoviamo per ormai gli inizi della gara. Mancano 5 minuti agli inizi della gara, poco più di 5 minuti, all'inizio di questa ciclopedalata, non una gara, anzi una passeggiata che vede tutti, dai più piccini, dai ragazzi, la gente un po' più grande, a partecipare e a far vedere che Messina con le bici c'è. Noi adesso chiudiamo la diretta qui da Messina con un buon augurio di una splendida giornata per tutte le città che oggi, come noi, partecipano al BC Città. Un saluto a tutti, grazie mille, da Messina è tutto. Siamo collegati da Aosta, capoluogo regionale della Valle d'Aosta, per questa 33esima edizione di BC Città e siamo col presidente del Comitato regionale. Innanzitutto la scelta di un argomento scottante e sempre tutto attuale come quello della legalità per il BC Città 2019 ad Aosta. Ciao Ferdinando, grazie, ciao a tutti. Sì, il tema della legalità l'abbiamo scelto quest'anno perché anche la Valle d'Aosta è assurda la cronaca per delitti collegati alla mafia. Questo tema per sensibilizzare la popolazione e di dare un salto. Passeremo nei luoghi simbolici della città, quindi nei luoghi dove ci sono le forze dell'ordine, il tribunale, e questo è il motivo per cui abbiamo scelto questo tema. Oggi peraltro c'è nella piazza anche Libera, che ormai sappiamo tutti cosa fa,
sia recuperare le terre sottratte alla mafia per fini sociali e quindi noi ci siamo. Poi ci sono altri argomenti molto importanti, sempre all'ordine del giorno, come la mobilità, come le piste ciclabili e l'ambiente. Sì, per la mobilità e le piste ciclabili, questo riprendiamo un tema nazionale, lo rilanciamo anche in Valle d'Aosta, che è una regione molto sportiva e sensibile al tema, e oggi c'è in piazza con noi Europe Direct, che è un ufficio dell'assessorato ai trasporti e politiche sociali e politiche europee, scusate, che si occupa proprio della realizzazione attraverso i fondi sociali europei, i fondi strutturali, di realizzare le piste ciclabili in Valle d'Aosta. Oltre a questo, oggi festeggiamo anche la festa dell'Europa, che si è tenuta, il festeggiamento era il 9 di maggio, e quindi Europe Direct è qui anche per sostenere la partecipazione al voto, uno dei momenti in cui si può esercitare cittadinanza e quindi costruire legalità. Infine l'aspetto umanitario, l'aspetto sociale, con la possibilità per tutti gli utenti delle cooperative associazioni di venire a partecipare gratuitamente. Sì, il tema, bravo, hai detto bene, la partecipazione per tutti, tutti hanno valore, tutti sono, hanno diritto di esercitare lo sport. Ci saranno l'Unitalsi che accompagnerà gli utenti della casa di riposo per Loran con le carrozzelle, faranno un loro percorso dedicato, perché non, ovviamente non possono fare gli 8 km della biciclettata, e poi ci saranno delle cooperative con richiedenti asilo e altri utenti disagiati che parteciperanno con noi. Voglio ricordare che ci sarà dentro il Serpentone anche qualche tandem, abbiamo preso degli accordi con l'Unione Italiana Ciechi Valle d'Aosta, quindi un autista, diciamo un pilota del tandem guiderà, abbiamo qui Delfino con la sua SD, e dietro porterà con sé un ipovedente o un cieco, e quindi proveranno diciamo l'ebbrezza del vento che oggi non manca. Buongiorno a tutti, spero mi sentiate, sono Elisa Bagni da Pisa. Anche noi stiamo per partire, siamo un po' in ritardo sulla scaletta di partenza per i motivi che hanno avuto un po', i problemi che hanno avuto un po' tutta Italia legati al maltempo. Anche da noi è stato brutto tempo, ma adesso come vedete è uscito il sole e la partenza è solo un po' slittata perché le persone che si erano un po' dissuase dal venire e le previsioni adesso stanno cominciando ad accorrere numerosi, e intanto ve sentite siamo tutti allietati dalle note della street band che partecipa a questa edizione di Bici in Città in collaborazione con la FIAB di Pisa. Intanto nel frattempo l'UISP però ha già dato il via ai laboratori per i più piccoli, ci sono gincane e altri lavori di altri giochi di abilità per i bambini, laboratori, vedete i bimbi sono chiamati a personalizzare la propria nuvoletta da mettere tra i raggi della bicicletta con i nomi, con i loro nomi, con disegni e quello, qualsiasi cosa vogliano. Dopodiché si avvicinano sul nostro ponte di mezzo e insieme si avvicendano per tutta una serie di giochi e divertimento. Il tutto appunto vedete condito da uno sfondo della nostra città che spero vi possa piacere, perché sicuramente merita, a mio parere, ovviamente sono un po' di parte. Qui siamo esattamente sotto il comune di Pisa, questo è il nostro municipio, il nostro ponte di mezzo, e proprio dal centro della città, dal cuore della città, infatti parte questa nostra edizione che si svolgerà tra le strade del centro cittadino, accompagnato ovviamente dai vigili, dalla polizia municipale, però senza alcuna interruzione significativa del traffico, perché quello che vogliamo dimostrare è che lo stile di vita che proponiamo con Bici in Città si può attuare sempre, tutti i giorni, quindi senza condizioni speciali, e veramente lo possono fare tutti.
attenzione, qua ci sono i laboratori per i bambini. Il ponte di mezzo. E anche quest'anno, quindi, nonostante le previsioni, nonostante le difficoltà e tutto, Bici in Città si terrà per dimostrare che si può adottare uno stile di vita diverso, anche se si vive in città. Si può scegliere la bicicletta, si può scegliere un mezzo di trasporto sostenibile che ci può far assaporare meglio le nostre strade, i nostri panorami, le nostre bellezze, oltre a farci stare anche meglio. Interromperei questo collegamento visto che diamo spazio a tutta Italia, faccio un in bocca al lupo a tutti i nostri amici dell'UISP e non, perché come sempre Bici in Città è una festa per tutti. Da Pisa chiudiamo il collegamento, grazie e buona giornata e buona bicicletta a tutti. Ciao, Pietro Caso da Cagliari, presidente della UISP territoriale di Cagliari. Siamo qui a Quartuccio, all'Istituto Penale Minorile, in occasione della manifestazione Bici in Città. Avremmo voluto raccontarvi una giornata di sport, una giornata vissuta nelle piste ciclabili del capoluogo della Sardegna. Avremmo voluto raccontarvi tantissime storie assieme a chi avrebbe partecipato, però abbiamo preferito fare un altro tipo di manifestazione. Abbiamo preferito condividere con dei ragazzi speciali, particolari, questa missione, e quindi siamo entrati in un istituto penale dove quotidianamente lavorano i nostri istruttori. Tra questi c'è l'amico Giuseppe Loddo, che ci racconta brevemente quello che fa ogni giorno qua a Quartuccio, nell'Istituto Penale Minorile. Ciao a tutti, sono Giuseppe, un operatore della UISP. Da anni svolgiamo un'attività di promozione dello sport all'interno del carcere minorile qua a Quartuccio. Svolgiamo settimanalmente l'attività, due volte a settimana. Oggi abbiamo deciso di fare questa manifestazione di ciclismo. Abbiamo coinvolto i ragazzi con un percorso di abilità con le mountain bike. È stata un'attività molto gradita da parte dei ragazzi, un'attività nuova, e vedremo se riusciremo a riproporla a breve. Giuseppe, abbiamo giocato con loro, ci siamo divertiti, abbiamo socializzato, siamo stati insieme, i ragazzi hanno manifestato gradimento per questa iniziativa. In realtà quello che abbiamo fatto era semplicemente attraverso lo sport avere un po' far comprendere il rispetto delle regole e della legalità.
Sì, far rispettare appunto le regole, come ha detto Pietro, e poi importante per i ragazzi all'interno è la partecipazione da parte degli esterni alle attività dentro il carcere. È sempre qualcosa di particolare per i ragazzi, per cambiare il ritmo, per avere sempre qualcosa di nuovo da fare. Da Quartucciu è tutto, noi vi salutiamo e vi auguriamo un buon Bici in Città a tutti quanti. Dalla Sardegna è tutto, ciao! Salve a tutti! Buongiorno, siamo in diretta per la 33esima edizione di Bici in Città. Il tempo, diciamo che ci ha voluto bene. Ci siamo fermati proprio nel cuore, nel centro della nostra bella Livorno. Questi sono i nostri partecipanti a Bici in Città. Eccoci. Eccoci anche Puppiccini. Ciao. Ciao. Ora ripartiamo. Vi abbiamo fatto vedere un po' il clou, la nostra mascotte Nedo, che ci segue sempre sul mare da Piazza Grande. Eccoci qua, passi dentro dentro, si fa girare l'immagine. Eccoci. Eccoci, bravi, bravissimi. Eccoci qua con la nostra. Con la nostra scorta. Eccoci. Eccoci qua. Salutiamo gli amici. Salve, salve a tutti. Salve, un'altra manifestazione che ci ha accolto. Eccoci. Bici in Città a Livorno, ci dispiace per il collegamento disattivato prima. Stiamo sempre attraversando il cuore della nostra bella città, Livorno. Un saluto dal centro città Livorno, Bici in Città 2019, ci siamo anche noi. Ciao! Ciao da Ilaria Stefanini. Eccoci qua a Grosseto, in piazza Dante, sta appena arrivando Bici in Città. Nonostante la pioggia di ieri sera, caduta molto abbondante, un gruppo organizzato è comunque riuscito a partire, ha fatto la tappa al Maremà per il buffet e ora sono appena arrivati qua in piazza Dante. Piazza. Il corteo si è fermato proprio di fianco al Duomo della città. Carlo. Dopo una breve sosta ripartiranno. Sono partiti dalla WISP di Grosseto, hanno fatto tappa al Maremà, ora qua in piazza Dante, e poi torneranno alla WISP per il buffet finale. Il gruppo
purtroppo non è molto numeroso date appunto la pioggia di ieri e le previsioni meteo poco favorevoli, però abbiamo avuto comunque la fortuna di trovare una bella giornata e alcuni appunto partecipanti sono riusciti a partire. Ora, 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 ora